Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo una lure tutta un po' romantica che viene assolutamente distrutta dal consumismo che ho qua di fianco. Praticamente oggi vi voglio far vedere i regali di San Valentino, che anche se non era San Valentino, era San Geronimo, andava bene uguale. Come sappiamo, San Valentino è solamente una scusa, come tante altre, per magari farsi un pensierino, stare con magari qualcuno appunto a cui vogliamo bene, quindi niente, fare quello che insomma dovremmo fare tutti i giorni. Ma se tutti i giorni faccio una roba del genere, andiamo sul lastrico. Perché allora, praticamente io da sempre che vorrei un buono da Sephora, appunto, dove posso comprarmi quello che è nella mia wish list, e quindi questa occasione ha fatto sì che mi arrivasse un buonino. Perciò tan 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 tan, sono andata da Sephora e ho speso il buono, e quindi ho comprato quelle due cose che volevo da sempre, ma appunto non volevo spendere tutti quei soldi per dei prodotti beauty, e quindi sai, col buono si è un po' più lanciati. Allora, il primo prodotto era questo, che è l'Estée Lauder Double Wear, che è un fondotinta pazzesco. Io avevo provato un campioncino, mi ero tipo innamorata e ero andata a vedere, ho detto sì, magari poi perché comunque è una cifra abbastanza importante per un fondotinta, non avevo voglia di spendere. Però in effetti, se ci penso, piuttosto che comprare 3-4 fondotinta da 10-12 euro che però non ti soddisfano, ne compri uno buono che costa come quei 4-5 messi insieme, però ne hai uno e buono. Questo qui è quello che ho su adesso, vabbè, non fateci tanto caso, nel senso che io sono truccata così da stamattina ed è pomeriggio inoltrato, perché sono le 5, quindi ci sta che magari non sia ancora perfetto, non mi sono ritoccata, quindi lo vedete proprio, ce l'ho indosso da stamattina alle 8:30, quindi insomma fate voi il calcolo. Mi piace tantissimo perché si fonde proprio con l'incarnato, non crea stacchi, non sembra che avete un cerone, è super super naturale e vi dà semplicemente questo incarnato uniforme e luminoso, quindi questo qua yeah, mio! Altro prodottino che volevo anche qua da tanto era un buon correttore. Ero curiosissima di provare questo qui della Make Up For Ever, che appunto ha un bel costo per essere un correttore, per essercene poco, perché non vi ho fatto vedere la botticina, magari vi interessa, ma penso che la conosciate tutti. È questa qui, la botticina di vetro, che mi spiace solo che sì, sono tutte figose, col packaging appunto satinato eccetera, però non c'è la pompetta, quindi è un po' così. Preferisco io gli erogatori airless perché non fanno entrare aria, il prodotto si deteriora meno, non entrano batteri eccetera, però così è. Mentre appunto questo correttore qui della Make Up For Ever, che è l'Ultra HD, voglio dire, ce n'è veramente pochino dentro e costa, se non sbaglio, sui 24 euro, quindi una mazzata proprio. Questo qui, Invisible Cover Concealer, colore io ho l'Y31, non è chiarissimo perché appunto io non è che sono proprio chiara chiara, comunque sempre un leggero colorito anche d'inverno, e quindi ho voluto provarlo perché sulla mano mi piaceva da morire, perché copre molto bene, però allo stesso tempo si fonde con la pelle, non resta nelle pieghette e crea appunto questa patina molto vellutata. Questo idem ce l'ho su da stamattina e mi pare che non sia male. Probabilmente dovrei provare a fare la combo con sotto un correttore un pelo aranciato e poi sopra questo. Non lo so, devo provare, però come prima volta mi sta piacendo molto. Infatti, per le grandi occasioni mi piacerebbe avere anche il fondotinta della stessa linea, perché è qualcosa di pazzesco, però da tutti i giorni ovviamente è un po' troppo pesante. Poi per andare a finire il buono dovevo spendere tipo 2 euro e quindi ho visto che c'erano questi burro cacao a mille gusti, mille colori, e ho voluto provare questo qui al cocco, che
io vabbè, mi piace molto il sapore del cocco, il profumo, e quindi ho detto mio. Così arrotondiamo la cifra e chiudiamo il pacchetto. Ok, voi non li vedete qua, ma ci sono queste altre borse. Perché? Cos'è successo? Allora, vabbè, oggi è il giorno dopo San Valentino, ok? San Valentino era ieri, e cos'è successo? Io avevo una visita non proprio fantasmagorica, un po' invasiva, insomma non è stato proprio bellissimo, e ero con mia mamma. E cosa succede? Praticamente per tornare indietro, perché siamo andati, ero un po' lontano questo posto, in un'altra città, per tornare indietro ci siamo sbagliati due volte la strada, ma questo è stato il destino. Praticamente Ciaceranno, messo via il navigatore, ho detto ma sì che la sappiamo, poi ho sbagliato, poi Ciaceranno di nuovo, abbiamo sbagliato di nuovo, e quindi ho detto vabbè, ma visto che siamo dietro al centro commerciale, non vuoi farci un salto, che magari ci sono i saldi di finissimo periodo di saldi. E quindi mamma ha detto ma sì dai, come dire, su poverina che non sta tanto bene, e quindi ovviamente ne ho approfittato. No vabbè, a parte tutto, siamo andati a fare un giro e c'erano veramente i rimasugli dei saldi, proprio quelli che li devi andare a pescare, dici ma vediamo. E devo dire che però ci sono stati grandi acquisti, perché a pochissimi euro soprattutto. Ma l'acquisto più figo l'ha fatto mia madre, si è comprato un blazer da Bershka che è gestato, grigio, ma quel taglio anni 80 con rever appunto che rimane alto, stretto, vabbè comunque ovviamente c'è la sua taglia e non la mia, però molto bene perché appunto ottimo acquisto. Allora cominciamo da quello più basico, Oysho. Anche quegli sconti costavano troppo secondo me, e quindi non ho preso né pigiami né altro, anche perché posso anche farne a meno. Ho preso semplicemente questo slippino qua che mi piaceva tantissimo, semplicissimo tra l'altro, però mi piaceva, e è così bianco con le righine grigie, e niente, costava 2 euro. Poi mi piacciono perché hanno un bel cotone. Io odio quelle cose sintetiche che sembra di avere un costume da bagno, mi dà fastidio, e preferisco sempre o pizzo o cotone. Poi siamo passati da Pull&Bear, dove mi sono presa una maglia della nuova collezione, cioè mi ha regalato una maglia della nuova collezione, perché sono in fissa col rosso, ecco, tanto per cambiare, però in questo periodo soprattutto, cioè, ho voglia di rosso, e c'era questo maglioncino qua un pelo crop con la manica molto lunga, così con il polso un po' più stretto, e mi piaceva tantissimo come colore, mi sa molto di, non so, primavera, non so, mi piaceva tanto, e quindi l'ho preso. Il peso è medio, non è maglione invernale, non è maglione leggerissimo, quindi ci sta anche. E quindi questo qua, io ho preso una S, e contate che io sono alta, con le braccia molto lunghe, e comunque la manica, non so se vedete, ma è lunga, perciò se vi interessa e lo volete anche voi, vi consiglio di prendere una S se non siete proprio delle stangonissime, perché comunque ho notato, provando anche altri maglioni, che li fanno veramente molto molto over. Infatti ho provato anche altri maglioni che avevo visto anche nel sito della collezione nuova, belli over così, ma erano veramente troppo over. Non so, non mi piacevano molto, soprattutto il fondo che rimaneva largo, intozza la figura. Invece nei maglioni over così, se il fondo fosse un po' più chiuso, slancerebbe di più la figura. Poi siamo passati da Zara, dove ho preso questa fantasmagorica maglietta, perché ve l'ho detto che sono in fissa con rosso, e con le righe, perché io adoro queste magliette che ricordano un po' i bambini degli anni 70-80, mi piacciono. Semplicissima così, un fit regular direi. Questa qui è una S, quindi è abbastanza asciuttina, e l'ho pagata la bellezza di 1,99 euro, quindi perfetto. Poi ho trovato questa felpa, che praticamente ve la dovrò far vedere indossata, magari in un book faccio qualche outfit così, se vi va scrivetemi qua sotto se vi potrebbe far piacere, perché rende molto di più. Praticamente è una felpona lunga, ma non è un vestito, perché appunto qua ha questo spacco che arriva proprio al bacino,
quindi dal bacino in giù qua di fianco è aperta. E vedendola così ho detto, ma sembra un po', non so, una camicia da notte, non so mica. In realtà l'ho provata e mi è piaciuto un sacco, perché qua sopra comunque è abbastanza asciuttina. Poi si allarga un pelo sotto e rimane questo spaccone che fa intravedere il jeans e sotto magari la canotta, la maglietta che avete. E quindi va carina, bella stilosa, sia con la scarpa da ginnastica che lo stivaletto ci sta. E poi questa costava tipo 5 euro, quindi... mia. Poi ultima tappa è stata da H&M, dove i saldi non sono mai di mio gusto, perché mettono delle robe secondo me orribilanti, però ho detto ma sì, diamo un'occhiata. Appunto, non ho trovato assolutamente niente, non abbiamo trovato niente, però nella nuova collezione ho preso, vabbè, basicissimo, che io li sfrutto sempre, proprio evergreen, per anni e anni. Ne avevo uno uguale che ho bucato perché a furia di usarlo ovviamente il tessuto si lacera pian piano, e quindi ne ho preso un altro. Quello che avevo era nero, questo è un grigio melange, un grigio scuro, e oltre a essere un colore appunto un po' diverso, è più lungo, arriva sul ginocchio ed è tutto stretto con la manichetta a tre quarti, che è un po' la cosa che mi gusta meno, però in realtà adesso sta bene. Anche io sempre penso sempre al freddo, cioè io sono freddolosa e quindi ho la tarla adesso, freddo freddo. Però me la farò passare o metterò comunque un maglione sopra. Altra cosa che ho preso, ah no, questa era nei saldi, questa sì, perché praticamente ero nel camerino che provavo questo, ho visto appunto solo questo, e mia mamma fa, guarda, siccome sa che volevo un maglione da usare un po' coi leggings, e essendo alta, io sono 1,73, non li trovo mai, perché comunque anche quelli over mi stanno a filo chiappa. E quindi basta che faccio un pelo così, boh, mi si tira su. E a me sinceramente quei leggings, cioè stare proprio tappatana, no? Così, non so. Perché poi il leggings ti fa sembrare nuda, come avessi le calzamaglie, no? Quindi io non mi sento a mio agio, non mi piace. E mamma fa, guarda un po' cosa ho visto qua negli stand dove abbandonano le cose che provano. C'era questo maglione qua. E il commesso fa, ma questo è da uomo. Assolutamente no problem. Questo qui viene, l'abbiamo pagato 7 euro ed è un super maglione gigante, no gigante no, però bello lungo, da uomo, nero, anche questo un peso come il maglione precedente di Pull&Bear, quindi mezza stagione ci sta, ad inverno con una maglia sotto va benissimo, e questo rimane con la manica bella lunga, come piace a me. In realtà il fit è abbastanza stretto, nel senso ovviamente non asciutto, però è dritto, quindi non è maglioncione gigante. Io ho preso una M, così è un pelino più lungo, e questa qui posso metterla con i leggings perché mi copre il sedere, cioè ho il mio pompanettone bello ricoperto così. I regali di San Valentino sono finiti qua, e come immagino anche tutto il mio shopping, visto che i saldi sono praticamente finiti, ormai non c'è più niente, però come al solito io credo che in questo periodo sia il momento migliore, perché veramente si fanno degli affari. Ok, se voi avete ricevuto qualcosa, avete anche voi qualcosa di questo tipo, scrivetemi qua sotto, fatemelo sapere, condividiamo. E nel frattempo io rimando a un prossimo video e mille bacioni.